a tutti voi, ringrazio innanzitutto i colleghi dell'Associazione ACEA per averci dato spazio in questo contesto prestigioso, ma soprattutto ringrazio voi, clienti e partner Fortinet, per aver partecipato a questo evento, superando tutte le difficoltà dei problemi di traffico per arrivare in questa sede, e chiedendovi e invitandovi anche a interagire durante questa presentazione, scambiandoci anche laddove possibile poi dei commenti, poi durante i commenti spazio, break, pranzo e così via. Io vi prenderò 10-15 minuti, allontanandoci un pochino da quelli che sono gli obiettivi della giornata, i temi che probabilmente a voi stanno più a cuore, per darvi, approfittando ovviamente di questo contesto, per darvi veramente quattro dati macro su Fortinet. Io in Fortinet rappresento la funzione commerciale per il mondo difesa e appunto questa è l'occasione giusta per chi ci conosce, per chi ci conosce anche meno, per raccontarvi giusto tre informazioni in croce sulla compagnia. Allora, partirei innanzitutto dalla nostra missione, che è di produrre i più innovativi sistemi di soluzioni di sicurezza per semplificare e per mettere in sicurezza la vostra infrastruttura IT. Ovviamente le traduzioni dall'inglese sono sempre complicate di guardare l'italiano. Sicuramente così è una missione molto, molto ambiziosa. È una missione molto ambiziosa perché sono oggettivamente molto ambiziose le sfide che ci troviamo a fronteggiare quotidianamente per fare il nostro mestiere, per fare il nostro lavoro, e quindi dobbiamo sicuramente darci delle sfide ambiziose per cercare di colmare il gap che quotidianamente ci torniamo ad affrontare tra chi attacca e chi difende sostanzialmente. Partiamo con queste informazioni di contesto generale. Siamo una compagnia del nuovo millennio, perché l'azienda, siamo dei millennials, non esattamente io, ma la compagnia è veramente una compagnia giovane. Sì. Siamo una compagnia, dicevo, fondata nel 2000 da Ken Xi, che è il nostro CEO e guida spirituale e pratica e tecnica della nostra organizzazione, che dopo un'esperienza di successo dentro l'allora NetScreen, azienda molto innovativa alla fine degli anni 90, dopo l'acquisizione da parte di Juniper Networks e di NetScreen, lui ed altri fondatori, che oggi peraltro ritroviamo dentro grandi aziende di successo nel mondo della sicurezza, decisero di lasciare Juniper Networks e di fondare Fortinet. Dopo 17 anni di operatività, diciamo 15 perché i primi apparati arrivarono sul mercato nel 2015, ci troviamo ad essere una compagnia con presenza in 100 campi a livello mondiale, con, questi sono dati 2016, con circa 5.000 dipendenti. Nel 2016 per la prima volta abbiamo superato $1 miliardo di dollari di fatturato. È un'azienda che è profittevole e ha messo via sostanziose riserve, circa $1,5 miliardi di dollari in cash, che utilizza poi in buona parte per finanziare i nuovi sviluppi, la ricerca e ovviamente poi per alimentare una crescita che è molto importante, che beneficia ovviamente del fatto che operiamo in un ambito settoriale dove comunque anche in momenti di ristrettezze economiche si cresce, ma che comunque ovviamente cresciamo almeno il doppio di quello che è la crescita del mercato della network security. Quindi sostanzialmente nel tempo abbiamo potuto acquisire quote di mercato.
circa 3 milioni e 300 mila apparati di sicurezza consegnati a livello mondiale e circa 320 mila clienti attivi. 395 brevetti operativi e circa altrettanti, 316 brevetti che sono in corso di formalizzazione. Questi ovviamente sono i dati macro dell'azienda, che sono importanti per avere veramente una vista molto dall'alto, però diciamo l'obiettivo di oggi era quello di fornirvi anche qualche informazione un pochino più soft dell'azienda, quelle informazioni che normalmente non vengono rilasciate negli annunci marketing, negli annunci stampa, e sono informazioni che riguardano un pochino l'atteggiamento, il modo e la strategia che ha il fondatore di intendere il business e di intendere la tecnologia. Non voglio entrare nel merito di tutti i milestone che ci hanno portato oggi ad essere l'azienda che siamo, ma sicuramente vorrei dire che fin dal 2002 è un'azienda che ha deciso di investire moltissimo in proprio, in casa, nello sviluppare hardware che fosse dedicato ad indirizzare le tematiche della network security, software sviluppato tutto in casa, ricorrendo in modo assolutamente chirurgico alle acquisizioni, quindi sostanzialmente evitando di andare a dover integrare soluzioni terze acquisite sul mercato, con le ovvie difficoltà che si riscontrano nel mettere insieme team di sviluppo diversi, team di sviluppo che finiscono sotto altri team di sviluppo, eccellenze che inevitabilmente si finiscono per perdere perché poi escono e vanno a creare nuove aziende o a collaborare in nuove aziende. Quindi questo forte senso di appartenenza e di voler fare le cose da soli, di volerle fare in casa, crescendo passo dopo passo. Lo stesso discorso vale per i nostri sistemi di intelligence, che sono ovviamente l'asset più prezioso per andare a erogare, diciamo, i nostri servizi. Tutte le componenti di intelligence sono tutte sviluppate all'interno dei Fortinet Labs, quindi in Fortinet non abbiamo mai acquisito feed di sicurezza da quell'altro vendor, da quell'altro provider, e quindi siamo sempre in pieno controllo, ovviamente nel bene ma anche nel male, di quello che facciamo. Nel male intendo dire che ovviamente una strategia di questo tipo comporta che in talune occasioni i tempi di go to market sono un pochino più lunghi, perché è molto più semplice andarsi a comprare quella compagnia che magari ha sviluppato quella soluzione in quella nicchia di mercato, ma ovviamente ecco, è un po' lo scotto che bisogna pagare, quindi magari arrivare un po' meno su certi tipi di tecnologie, ma sicuramente sempre in modo innovativo e in modo consistente, cioè con la capacità poi nel tempo e nel futuro di poter garantire un livello di performance, di prestazione, di affidabilità e di qualità adeguato. Sicurezza senza compromessi. Allora, oggi building block su cui noi andiamo a costruire questa strategia sono sicuramente alcuni discorsi che meglio di voi probabilmente non li conosce nessuno, e mi riferisco al fatto che i nostri perimetri oramai sono sfumati, sono grigi, sono perimetri che rispetto al passato, sebbene nel mondo della difesa siano molto più nitidi che in altri contesti, sono comunque dei perimetri che tendono a sfumare, quindi bisogna complementare il nostro lavoro aumentando la capacità di intelligence per andare a discriminare. Potenza. La potenza è una questione determinante, non presa in considerazione in quanto tale. Presa in considerazione per il fatto che dobbiamo fare sempre più cose, dobbiamo guardare dimensioni sempre più ampie, dobbiamo cercare di fare tutte queste cose possibilmente in tempo reale, e
e la capacità di fare tante cose insieme, ovviamente a prezzi accettabili, quindi con un ritorno di investimento, con un total cost of ownership accettabile, necessita la capacità di produrre dei rapporti prezzo-prestazioni molto elevati e soprattutto la complessità. Quindi oggi sempre di più questa complessità ci impone la capacità di guardare l'insieme dei domini di sicurezza che andiamo a controllare e quindi la necessità di poter fare in modo che questi domini si parlino, che mettono a fattor comune le informazioni nel andare a determinare la contromisura. La risposta a questa esigenza sta in un concetto che oramai nell'arco degli ultimi 24 mesi è diventato un po' un mantra all'interno di Fortinet. Questo concetto è denominato Security Fabric. Sostanzialmente si tratta della possibilità di andare a controllare un'ampia lista di domini di sicurezza, di poter utilizzare la potenza che è tipica delle architetture Fortinet sviluppate in hardware, sviluppate in ASICS e che continua ad essere la strategia che Fortinet porta avanti, e la capacità di aumentare attraverso il colloquio dei vari domini di sicurezza il livello di risposta automatica che i sistemi riescono a dare. Questo significa sostanzialmente che oggi ci troviamo a dover affrontare all'interno di un Security Operation Center la complessità di dover indirizzare diversi tipi di tecnologie, di dover portare a correlazioni diversi domini di informazioni e dover identificare gli incidenti che ovviamente, ahimè, purtroppo accadono. Ecco, aumentare questa automazione significa aumentare la capacità di risposta automatica dei sistemi andando ad alleggerire le strutture degli operation center che devono ovviamente rispondere agli attacchi. Sappiamo tutti quanti che non lavoriamo risorse infinite, gli specialisti, gli analisti sono costosissimi e quindi l'obiettivo fondamentale è cercare di migliorare la risposta e anche il rimedio agli incidenti di sicurezza. Con questo ho concluso, lascio la parola ai colleghi che entreranno nel merito di argomenti sicuramente più interessanti o comunque più strettamente legati all'obiettivo del giorno. Passo la parola ad Aldo Di Mattia, grazie.